Oggi ti parlo dell'importanza del pre-lavaggio nel mondo del car detailing, perché noi vediamo sempre questi video, anche su internet, su YouTube principalmente, dove c'è questa macchina che viene ricoperta di schiuma bianca e non lo si fa perché si vuole dare un effetto scenografico al lavaggio, ma c'è un motivo. Il prelavaggio, cosiddetto nel mondo del car detailing pre-wash, con foam gum, ovvero pistola, schiuma, gun, sapete che vuol dire pistola, e foam vuol dire schiuma. Quindi è un lavaggio schiumogeno che deve essere fatto e ha davvero, davvero un'importanza vitale. Questo per evitare di andare a graffiare la macchina. Quindi quando si fa un prelavaggio, lo si fa principalmente su macchine molto molto sporche, ma io perlomeno preferisco farlo su tutte le macchine. Prima di iniziare un lavaggio con guanto e shampoo a mano, faccio sempre un prelavaggio. Il prelavaggio può essere fatto sia alcalino, sia acido, sia neutro. E questo per dare una spiegazione più dettagliata di alcalino, neutro e acido, è una differenza di pH. Per esempio, un pH 7 è un pH neutro, più andiamo su con i pH, quindi 8, 9, 10, 11, andiamo sull'alcalino, più scendiamo con i pH e più andiamo verso l'acido. Questo per dare funzioni diverse al tipo di prelavaggio. Solitamente si sceglie di fare un prelavaggio pH neutro perché oggi, grazie ai prodotti in commercio, in questo caso sapete che io utilizzo principalmente ADBL e InnovaCar. InnovaCar tra l'altro ha gli enzimi all'interno dei pre-wash e anche dei lavaggi, quindi è ancora meglio per andare a lavorare con un prelavaggio. La schiuma che si forma praticamente sull'auto, più o meno densa, serve per andare a eliminare o a disancorare lo sporco che è ancorato sulla vettura. Questo mi permette di evitare il più possibile di andarla a graffiare quando andrò a lavorare con lo shampoo e il guanto. È molto importante. Quindi la scelta anche del prodotto, del prelavaggio, la diluizione che viene fatta, il tipo di lanciaschiuma che andrò ad utilizzare, poi dopo ci sono, vabbè, sarebbe da fare anche un discorso sulla tipologia di macchinario, quindi di idropulitrice che si utilizza per il discorso della pressione. Comunque, bene o male, oggi anche, faccio un esempio, le car care, la K7 e la K5 vanno molto bene, per esempio, se non si vuole andare sul livello professionale. Quindi il prelavaggio ha una sua fondamentale importanza. Ripeto, utilizzando un pre-wash anche non alcalino e non acido, vado comunque a fare già un ottimo lavoro. Io di solito utilizzo Yeti Pearl, che sono due pre-wash della DBL, oppure utilizzo gli enzimatici della InnovaCar. Ma ci sono anche altre marche che si possono utilizzare. Io uso queste e mi sono sempre trovato molto bene rispetto ad altre che avevo provato, sempre parlando di pH neutro. Poi ADBL ha fatto anche due pre-wash alcalino e acido, e quelli li vado ad utilizzare quando c'è lo sporco molto molto intenso, per esempio con il Diamond Wash, il nostro, diciamo, lavaggio, quello da 90 euro, utilizzo sempre sia l'alcalino che il pH neutro. E quando invece vado a fare il Luxury, quello da 120 euro, faccio i 3 pH e già si utilizza comunque anche con lo shampoo, ma oggi mi soffermo sul discorso pre-lavaggio. Lo si fa anche nella riattivazione del coating, ovvero di auto che sono già protette con un trattamento nanotecnologico. Quando faccio i lavaggi di manutenzione, li vado a riattivare nel ciclo programmato di riattivazione con i 3 pH. Questo perché mi permette l'alcalino di rimuovere determinate impurità che l'acido non va a togliere, perché magari sono sotto. Quindi prima faccio un alcalino, poi faccio un acido e poi faccio un pH neutro per ridare alla superficie la sua, come posso dire, la sua neutralità, ecco, sul pH, perché se poi devo andare a lavorare con degli altri prodotti è sempre meglio avere un pH stabile 7 sulla carrozzeria. Ecco, questo
è il motivo per cui si fa questo prelavaggio. Quindi quando si vedono queste macchine ricoperte di neve, che può essere bianca o può essere colorata, ad esempio in Novacar ha fatto questi due nuovi prodotti, non solo sono colorati ma hanno anche profumazioni diverse, molto intense e molto buone. Questa schiuma lasciata agire sull'auto senza che si asciughi completamente mi permette di disancorare lo sporco che è ancorato sull'auto, sotto può essere terra, può essere in questo caso d'inverno può essere la neve, mista a fanghiglia, a sale che c'è sulla strada, mi permette di disancorarlo, così quando andrò a risciacquare la macchina questo sporco si staccherà, e nel momento che andremo a lavorare con shampoo a pH neutro o pH acido con il guanto eviterò di gran lunga di graffiare la macchina. Ecco, adesso andiamo a vedere un po' le varie lavorazioni del pre-wash per andare a completare il ciclo di questo video, per spiegarvi perché si fa il prelavaggio, perché si viene definito pre-wash, perché si dice foam gun, eccetera. Andiamo a vedere quale prodotto utilizzare per il prelavaggio, quello con la lancia schiuma. Allora, io utilizzerò in questo caso Yeti Pearl ed S2 Foaming Green. Questo è un enzimatico, mentre questo qui è un pH neutro. Andremo ad utilizzarli, come ho detto, con la lancia schiuma. Qui l'ho già diluito, per le diluizioni guardate le etichette, lì sono spiegate le diluizioni, poi in base alla vostra lancia, in base alla vostra acqua o comunque insomma in base alla tipologia di attrezzature che utilizzate, le diluizioni possono essere un po' diverse. Io ormai vado quasi ad occhio perché un po' l'esperienza, un po' il fatto che conosco a memoria le mie attrezzature, so già che tipo di diluizione voglio. E a me piace la schiuma un po' più densa, non troppo liquida. Quindi vado a lavorare e vi spiego perché è così importante fare questa operazione di prelavaggio. Sempre. Avete visto, questa non è una macchina molto molto sporca, però andiamo comunque a lavorare così. Adesso vi facciamo la schiuma e poi andiamo a vedere il tipo di lavoro che fa da solo il prodotto. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of time, being so serious idiots, thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my... È molto, molto importante partire dal basso verso l'alto, e che l'effetto che deve dare è questa specie di tendina. Vedete che a livello omogeneo comunque la schiuma scende pian piano a livello, ripeto, omogeneo, e va a
disancorare lo sporco, quello più persistente. Così evito di andare a toccare la macchina, no? Se tu eviti di toccare la macchina il più possibile con guanto e shampoo, eviti anche di più il rischio di graffiarla. Adesso il primo pre-wash, quello enzimatico, mi permette attraverso gli enzimi di andare a lavorare molto molto bene su questo tipologia di sporco, pur non essendo una schiuma molto molto densa. Dopodiché andrò a lavorare con Yeti Pearl, dove darò più concentrazione di prodotto e più schiuma per andare a fare un altro ottimo lavoro in prelavaggio. Così nel discorso del lavaggio sarò molto più tranquillo. Aspettate 5 minuti, 6 minuti, non si deve asciugare assolutamente il prodotto, dopodiché andate a risciacquare. Ok, adesso che abbiamo risciacquato l'auto, andiamo a lavorare con Yeti Pearl, quindi un secondo prelavaggio con schiuma più densa, e poi si comincia a lavorare con il pennellino. Il pennellino sai che deve essere utilizzato perché ci sono tutte le parti, quelle delle guarnizioni, cioè queste qua, queste parti qua, questa parte qua che è molto difficile andare a lavorare se è molto sporca, con solo i prodotti e un risciacquo. Quindi una volta che c'è la schiuma, che è bella densa, vai a lavorare con il pennellino su tutte queste parti qua. Quello è il nostro scopo. Queste, tutte le parti, quelle più difficili da raggiungere con il solo ausilio di prodotti e di risciacquo. Se l'auto è lubrificata con questo prelavaggio, anche qui con pennelli ovviamente di qualità, non rischi di andare a danneggiare la carrozzeria. Ed è importante farlo, è per quello che un prelavaggio o comunque un lavaggio nel mondo del car detailing, quello che viene detto appunto, in questo caso noi lo chiamiamo Diamond Wash, Gold Wash, Luxury Wash, dura almeno un'ora e mezza e ha quei costi, 60 euro, 90 euro, 120 euro, il tutto più IVA, perché tutte le lavorazioni sono così dettagliate che l'auto deve risultare perfetta alla fine della lavorazione. È ovvio che più vai su con la cifra, più dettagli darai e prodotti utilizzerai per andare a fare determinate cose, quindi a livello soprattutto di decontaminazione e di protettivi finali. Adesso andiamo a dare il secondo prelavaggio con Yeti Pearl di ADBL e poi facciamo un pezzettino di lavorazione con il pennellino, così ti faccio vedere quello che dovrai fare e come viene fatto. Oppure se decidi di venire qua a fare questo tipo di lavorazione, capisci meglio il costo di questa operazione e perché non costiamo 10 euro o 15 euro. Goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of time, being so serious idiots, thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around. And then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, I'm not ready, let me have another day. Don't wake up steady, cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, no, not yet, whoa. No, not yet, whoa. No, no, not yet, whoa. I'm afraid I'll end up nowhere. They keep saying I'll be fine, but how you know that I'll be there?
Ecco, se questa parte qua non è lavorata in questo modo, questo sporco qua non lo tiri mica via. E quindi deve essere lavorato per forza così. Allora sei sicuro di fare un ottimo lavoro su tutte queste parti. All things must pass, but I'm not gonna wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up. Keep it steady, cause I'm happy. I'm not gonna wake up. No, no, not yet. Whoa, no, not yet. Whoa, no, no, not yet. Whoa. Adesso noi i prelavaggi li abbiamo fatti e vanno fatti così. Ora si passa al lavaggio vero e proprio con guanto, shampoo. In questo caso utilizzerò sempre ADBL e utilizzerò Tangi, che è uno shampoo acido, quindi un pH acido, ma non ve lo faccio vedere in questo video. Vai a vedere i video del Diamond Wash. Quindi, ricapitolando un attimo, ho fatto il prelavaggio, sono più tranquillo adesso sull'utilizzo di tutto quello che può essere contatto con la macchina e quindi il rischio di non graffiarla. Ricapitolando, perché poi ti faccio vedere il risultato finale, per tutte le lavorazioni del Diamond vai a vedere gli altri video che sono specifici sul Diamond Wash, quello da 90 euro più IVA. Quindi la domanda è: può una lavorazione così costare 15 euro? No. Il prezzo che è stato pattuito o fatto per questa tipologia di lavorazione ha questo costo. Se questa cifra non la vuoi spendere, ovviamente un centro di detailing o il detailer non è indicato per te. Ripeto, senza nulla togliere a quello che fa il lavaggista, io non sono contro i lavaggisti, ognuno fa il suo mestiere, ci tengo a precisarlo e ribadirlo. Però se vuoi fare una lavorazione di questo tipo, i costi sono questi. Se non li vuoi spendere, questi soldi non è il posto per te. Se invece vuoi qualcosa di molto più approfondito, allora sei nel posto giusto, sei in un centro estetico per l'auto, quindi ti rivolgi a un detailer. La lavorazione dura in questo caso su questa macchina con il Diamond circa 3 ore. Perché è una serie di cose che vai a vedere gli altri video e capisci che cosa viene fatto. Io oggi ci tenevo a precisare che perché esiste il prelavaggio, perché c'è questa schiuma neve che viene fatta, quindi non è solo una questione estetica, scenografica, ma una sua specifica funzione. Tutto nel detailing ha una specifica funzione, niente viene fatto a caso. In questo caso il prelavaggio è questo qua. Quello che viene detto foam gun, pre-wash, tutte queste parole inglesi, sono esattamente questo che tu vedi in questo video. Ci vediamo dopo per il risultato finale. Io adesso inizio a lavorarmi la macchina con tutto quello che devo fare su questa macchina e alla fine guardiamo insieme il risultato finale. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. Eccoci qua, l'auto è finita, quindi ricapitolando, Diamond Wash vuol dire un lavoro approfondito sul lavaggio con una serie di cicli di decontaminazione, pulizia e protettivo finale molto molto alto. Ma noi su questo video lo scopo era quello di parlare del pre-wash, ovvero del prelavaggio, e delle funzioni che ha il prelavaggio su un lavoro di detailing. Quindi se sei appassionato al mondo del car detailing, iscriviti al canale. Se ti piace fare le lavorazioni per conto tuo, seguici sul nostro canale, perché ti daremo sempre dei consigli su come lavorare la tua auto. Se invece ami proteggere e tenere sempre perfetta la tua macchina, quindi il tuo investimento, il posto giusto per te è un centro estetico o un centro di car detailing, quindi affidare la tua macchina ad un detailer. Se invece ritieni che queste lavorazioni siano troppo costose, ma ti ho fatto vedere che i motivi sono quelli che puoi vedere nei video, quindi non sono costosi, ma sono semplicemente investimenti che tu fai a lunga durata, perché un'auto anche d'inverno
pulita e lavorata in questo modo dura parecchio parecchio tempo, quindi non hai bisogno tutte le settimane di andarla a lavare. Se invece preferisci continuare a utilizzare il tuo lavaggista di fiducia, va benissimo, solo che i risultati sai che sono diversi. Io ho concluso, ti ringrazio e vi ringrazio per avermi seguito di nuovo sul canale. Vi ricordo che se vi fa piacere, di nuovo, di iscrivervi e continuare a guardare i nostri video. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!